Esimo giorno oggi che pubblichiamo, che pubblico, non pubblichiamo, che pubblico contenuti, vi ho insegnato degli esercizi di yoga facciale, abbiamo avuto qui con noi tanti professionisti diversi, di diversi settori, e oggi abbiamo un nuovo ospite qui con noi. Quindi, intanto che vi collegate, controllo anch'io che tutto funzioni, che c'è il collegamento e che non stia parlando da sola. Allora, vediamo se ci sono. Dovrei esserci, c'è scritto live. Ok, sì, mi vedo. Ok, quindi benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Spero che stiate bene, che state facendo yoga facciale anche. E ho visto, avete scritto un sacco di commenti ieri sotto il post per quale area del viso mostrarvi domani l'esercizio, quindi ci metterò 2 ore solo per definire quale esercizio farvi fare. Comunque domani c'è un nuovo esercizio di yoga facciale. Oggi invece, come vi ho anticipato via per post e via email, abbiamo con noi Roberta Liguori, che è una trainer, una coach. Coach di comunicazione di PNL, e io ho avuto anche il piacere di frequentare un suo corso di formazione, e anche una scrittrice, una triatleta, insomma, fa un sacco di cose, ma magari questo poi ce lo dirà anche lei. Quindi vi presento, adesso mando qui assieme a me sul palco Roberta. Ecco qua, Roberta. Eccomi qua. Benvenuta, Roberta, ciao. Ciao, che Benvenuta, piacere di grazie. vederti, grazie, grazie Grazie per mille. aver accettato il mio invito. Guarda, ho proprio voluto averti qui perché tu ti ho avuto piacere intanto di conoscerti dal vivo. Sei una persona super solare, positiva e quindi in questo periodo più che mai ne abbiamo bisogno. Quindi grazie per essere qui. È un grande piacere, davvero. Allora, come ho anticipato, tu fai un sacco di cose, sei esperta in comunicazione, sei una coach. Trainer di PNL e so che proprio recentemente siete stati tu e Alessandro negli Stati Uniti a dei corsi di formazione, quindi diciamo tu sei arrivata poco tempo fa a casa, quindi non stai in casa in clausura come noi che a qualcuno già da metà febbraio che sta sclerando in casa tra le mura. E No, quindi da quel punto di vista sono fortunata, io sono stata negli Stati Uniti fino al 25 di marzo, anche se l'ultima settimana negli Stati Uniti era arrivato ciò che è arrivato poi in Italia, perché io sono partita molto in tempi non sospetti, mettiamolo così, visto che sono andata come ogni anno là a tenere dei corsi negli USA, in Florida, ci stava bene. Immagino. Sì, e quindi diciamo adesso, gli ultimi giorni, una settimana, sei anche tu costretta, diciamo, come tutti noi, a non uscire, a stare a casa. E perché ti ho voluto oggi qua? Proprio perché io un po' conosco la tua storia, so che nella vita hai dovuto affrontare tante sfide, tanti ostacoli ed hai proprio grazie al tuo atteggiamento mentale, sei riuscita ad affrontarli e a superarli nel migliore dei modi. Ecco, potresti darci qualche suggerimento anche a noi, visto che c'è qualcuno che non è abituato a stare a casa con figli, con mariti, con mogli 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Poi c'è qualcuno che ha perso il lavoro, cioè ha perso il lavoro, non sta lavorando e teme di perdere il lavoro. Qualcuno, i liberi professionisti non stanno guadagnando perché non stanno lavorando. Qualcuno Certo. purtroppo anche ha perso qualche caro grazie, cioè, a causa del coronavirus. Quindi ci sono scenari diversi in questo momento. Ecco, puoi darci qualche suggerimento sul come affrontare al meglio questo periodo un po' critico per tutti noi? Volentieri, ci troviamo in effetti in una situazione molto particolare perché sì, anch'io sono comunque in casa. Io fortunatamente, diciamo, fra virgolette, da 2 settimane, nel senso una settimana qua, l'altra comunque negli Stati Uniti, anch'io ho iniziato a stare in casa. E quello che si sta verificando in questo momento è che ognuno di noi deve fare i conti con delle situazioni che non vanno bene, che sono delle sfide. Anch'io sono una libera professionista, io come dicevi tu tengo corsi, non posso lavorare in questo momento, non si sa per quanto tempo e quindi non, abbiamo proprio questo senso di incertezza un pochino. Tante persone sono adesso un po' in cassa integrazione, insomma ognuno di noi sta vivendo delle sfide, quindi
Abbiamo dal punto di vista mentale da gestire, diciamo, due grandi ostacoli. Uno, il fatto di non sapere bene che cosa succederà dopo, un po' di incertezza sul lavoro, magari qualcuno ha saputo che qualcuno l'ha proprio perso, alcuni sono stati licenziati. L'altra parte è il gestire delle giornate completamente diverse rispetto a quelle che siamo abituati a gestire. Esatto. Allora, dividiamo questi due ostacoli. Partiamo dalle giornate. Quello che ci viene richiesta è tecnicamente una grande flessibilità mentale. Ci viene richiesto di uscire dalle nostre abitudini e dobbiamo sapere che il nostro cervello non ama uscire dalle nostre abitudini. Il nostro cervello, una cosa che dico spesso anche nei miei corsi, facendo coaching, è che noi pensiamo, non sappiamo bene spesso qual è la funzionalità della nostra mente. Il nostro cervello non è stato progettato per renderci felici. Il nostro cervello è stato progettato con la precisa funzione di tenerci vivi, tenerci al sicuro, farci fare meno fatica possibile. Quindi la funzione primaria del nostro cervello è quella di farci risparmiare energie. Come fa a farlo? Facendoci stare nella nostra amata zona di comfort. La Quindi famosa facendoci zona di fare comfort. la famosa zona di comfort che si utilizza tanto spesso. Quindi facendoci fare spesso le cose più abituali per noi, le cose più familiari. Ecco, questi giorni abbiamo dovuto stravolgere le nostre abitudini perché ci troviamo appunto in casa tutto il giorno, già un pochino col fastidio di non poter uscire all'aria aperta, che ci sono anche delle bellissime giornate, fra l'altro, questi Tu tra giorni. l'altro sei una grandissima sportiva, immagino per te anche stare chiusa in casa. Sì. È tosto, è tosta. Mi sono attrezzata facendo degli esercizi in casa che per fortuna ci sono tante applicazioni anche o persone o personal trainer che fanno delle cose online per fare degli esercizi in casa. Poi faccio bicicletta in casa perché ho i rulli. Però ad esempio io che faccio triathlon dovrei nuotare, non è possibile, non lo faccio da tantissimo tempo. Dovrei correre, ma mi trovo a fare il criceto fra le varie terrazze oppure in garage nel giro di 10 metri, quindi è molto frustrante. Questa è una parte che non piace per niente al nostro cervello. Quindi, un passaggio che possiamo fare importante è innanzitutto smettere di tentare di trovare una capro espiatorio, smettere di lamentarci, smettere di coltivare la rabbia, perché la prima reazione nei confronti di questa situazione è arrabbiarsi. Non è giusto, cerchiamo il capro espiatorio, prima erano i cinesi, adesso poi erano i runner, adesso sono i bambini, i genitori che vanno in giro a fare le passeggiate con i bambini, sono persone che passano il tempo alla finestra cercando un capro espiatorio per questa situazione e alimentando la rabbia. Questo non è un pensiero utile, non è assolutamente un pensiero utile. Pensiero utile è invece, accettando la situazione che non dipende da noi e dobbiamo per forza accettarla, capire come possiamo trasformarla in un vantaggio. Io voglio fare anche un disclaimer, cioè io come coach non parlo sempre di pensiero positivo, a volte si pensa che i coach siano quelli che dicono pensiero positivo a tutti i costi. No, non è così, non voglio usare questo approccio. Voglio però allenarci a pensare al pensiero utile. Tanto sta situazione c'è. Se io sto in casa arrabbiato, con la faccia tutta così che poi mi vengono tutte le rughe, tu ne sai Poi ci penso qualcosa. io. Brava, sempre così, tutta così. E lì dopo, se sto arrabbiato, se sto ad alimentare la mia rabbia, la mia frustrazione, oppure se sto in casa sforzandomi a trovare, lo so che è difficile, ma tanto non abbiamo scelta. Sforzandomi a trovare qualcosa di utile da fare, sforzandomi a trovare il modo di passare il tempo in un modo non solo piacevole, ma che sia anche utile per ciò che verrà dopo. E qui arriviamo poi al secondo punto, che è l'incertezza per il futuro. Noi adesso abbiamo l'opportunità di pensare al futuro, abbiamo finalmente del tempo in casa per organizzare il nostro lavoro, pensare al futuro, fare tutte quelle cose che non abbiamo avuto il tempo di fare. E non parlo solo di riordinare la cantina, perché pare che l'attività più gettonata sia riordinare il garage e riordinare la cantina. Ah, sì. Sì, che va benissimo, ma pensiamo anche a noi stessi, cioè dedichiamoci a noi. Dedichiamo del tempo a fare lo yoga facciale, dedichiamo del tempo a imparare qualcosa, a
imparare una nuova lingua, studiare, dedichiamo del tempo a leggere corsi di qualità. Esatto. Questa è una cosa molto importante, per cui questo periodo può davvero diventare un'opportunità nel momento in cui accettiamo che lo sia, nel momento in cui lasciamo andare quella rabbia che abbiamo tutti, siamo tutti arrabbiati per la situazione. E d'altra parte, tanto questa situazione la dobbiamo vivere, per cui che senso ha viverla con rabbia, con astio? Trasformiamola, facciamo in modo che alla fine di questa situazione io possa dire: ci sono persone che in un mese si sono soltanto arrabbiate, hanno postato commenti acidi sui social, altre persone che in un mese hanno letto libri, hanno studiato, hanno fatto ginnastica in casa e in questo mese si sono dedicate a loro stesse. Tu quale persona vuoi essere? Questo è il punto. Esatto. Prepararsi proprio a quando si uscirà finalmente ed essere pronti a fare poi, a riprendere ancora meglio le proprie attività oppure far iniziare qualcos'altro. Non appunto girare i pollici e solo essere tutto il giorno su Facebook a guardare stupidaggini. Ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, una tua diretta e parlavi di un esercizio pensiero negativo, mi è piaciuto molto, puoi dircelo ai miei follower qua di cosa si tratta, così magari possono fare questo esercizio anche loro a casa. Certo, volentieri, volentieri. Io intanto parlo di allenamento mentale perché noi dobbiamo partire dal presupposto che i nostri comportamenti si allenano come i nostri muscoli. E quindi quando noi alleniamo, proprio come noi in palestra alleniamo dei muscoli per renderli più forti, più tonici, noi possiamo allenare dei comportamenti per far sì che questi comportamenti vengano poi fuori più naturalmente nella nostra vita. E allora, per aiutare a trovare le cose di cui essere grati, io faccio fare spesso questo esercizio, che è un esercizio un po' al contrario, che sembra molto strano. Invito le persone a pensare a tutto ciò che potrebbe andare male. Quindi va proprio contro qualsiasi idea del fatto che il coach inviti sempre al pensiero positivo. Pensate, e suggerisco di farlo per iscritto, anche con i figli. Se avete figli, fatelo, che sanno scrivere, in un'età diciamo dai 6 anni in su, fate fare questo esercizio, fatelo assieme anche in famiglia, un bellissimo esercizio. Elencate tutte le cose che potrebbero andare male e che invece non sono andate male. Quindi adesso io, ad esempio, potrei non avere una casa, potrei essere gravemente malato, potrei non avere una lira, e tiriamo fuori tutte le cose negative che potrebbero succedere. Il cervello si crea un film così negativo, così brutto, andateci pesanti, il momento di elencare proprio tutto, sì. Sì, proprio di cattiveria, perché poi il cervello si fa un film talmente negativo che quando torniamo alla realtà e ci rendiamo conto che non abbiamo nulla di tutto questo, è un po' come quando ci svegliamo da un brutto sogno, che diciamo, oh, per fortuna, che bello, non è reale, era solo un incubo, e ci sentiamo sollevati. Bello. Il nostro cervello inizia a notare tutto ciò che abbiamo di buono attorno, perché di cose ce ne sono tante, e inizia a essere grato. E quindi la naturale conseguenza di questo esercizio è proprio una esplosione di gratitudine, e mi rendo conto che sono molto fortunata a, sì è vero, sono in casa, ma sono in casa con i miei figli, sono in casa avendo questo e quest'altro, sono in salute, eccetera. Ed è un esercizio stra utile. È bellissimo, quindi invito tutti a farlo, perché poi ci si rende appunto conto di come siamo alla fine fortunati, anche se ci costringono per un breve momento, non è che ci hanno detto per sempre, quindi per un breve momento stare a casa. Purtroppo la maggior parte delle persone tende sempre a guardare quello che non ha piuttosto che quello che ha. E anche ai vostri corsi mi ricordo che avete detto che già dai tempi della scuola ci insegnano a vedere gli errori, le cose che non vanno e non quelle che vanno, se ricordo certo. Male. Ricordi benissimo, bravissima, ricordi molto bene. Io la chiamo, se ci pensiamo, viviamo in una società che è una cultura dell'errore. Noi sin da piccola ci allenano, parlando di nuovo di allenamento mentale, ci allenano sin da piccoli a notare tutto ciò che non va. Perché ad esempio quando noi facciamo i compiti da piccolini e li consegniamo alla maestra, la maestra non è che ce li restituisce sottolineando ciò che è stato fatto bene, perlomeno non nella mia scuola, spero che le cose siano cambiate, ma non credo, magari alcune, le maestre più giovani, più illuminate magari hanno cambiato questa cosa,
ma ciò che si sta verificando, cioè ciò che ci allenano a fare, è ci restituiscono al nostro quaderno tutto segnato di rosso con gli errori. Quindi il cervello si abitua a notare ciò che è sbagliato. I media fanno lo stesso. I media, la televisione, i giornali, adesso più che mai, ci esaltano, ci sottolineano le cose che vanno male perché fanno più notizia rispetto alle cose che vanno bene. E quindi questo continuo stimolo a notare cosa è sbagliato, cosa non va, che cosa fa sì? Fa sì che noi ci alleniamo naturalmente a notare ciò che non va e ciò che è sbagliato. E caspita, questa è una perfetta ricetta per l'infelicità e per l'insoddisfazione, perché poi applichiamo lo stesso criterio alle nostre performance. Se io faccio qualcosa, faccio una presentazione in pubblico, devo presentare un mio prodotto, un mio servizio in una presentazione in pubblico, magari faccio tutto benino, però alla fine commetto un errore, mi incespico su una cosa, la mia mente si concentrerà sempre su quell'errore, anche se io ho fatto 20 minuti di presentazione in pubblico fatta bene. E questo è il meccanismo sbagliato da cancellare. Per fortuna si può cancellare questa cosa, basta concentrarci su tutto ciò che stiamo facendo bene, su tutto ciò che va bene, su tutto ciò che abbiamo di buono e cambiare questo tipo di condizionamento negativo. Bene, vedo se c'è qualche commento intanto nel frattempo perché non ho visto. Allora, intanto tanti saluti, ciao a Barbara Maria. Allora, se volete chiedere qualcosa a Roberta potete approfittare, e se no, Volentieri. alla fine comunque, a parte che la diretta rimane pubblicata, quindi se vi siete persi la prima parte potete andare a rivederla e metterò poi anche il link di Roberta, così potete andare a controllare e a Volentieri. vedere anche i suoi contenuti, perché tu stai facendo, facevi un mind training, cosa ho visto le Faccio sfide? proprio questa, faccio lo stesso allenamento che tu fai per il viso, io lo faccio per la mente. È ginnastica mentale. Quindi mi Bisogna occupo veramente del allenare il corpo a brava, brava, 360 gradi, è vero. brava. Allenamento per la mente, allenamento per il corpo, allenamento per il viso. È bello e piacevole allenarsi ed è una cosa che ci viene richiesta dalla vita, perché senza allenamento le cose muoiono. Si dice in natura tutto ciò che non evolve muore. E Esatto. noi possiamo evolvere soltanto grazie all'allenamento, quindi a coltivare tutta una serie di pensieri, di comportamenti positivi, parlando di allenamento mentale. Ed è poi questo principio che vi ho spiegato prima, che serve a... noi a volte pensiamo che la nostra testa lavori da sola e ragioni da sola e segua un suo corso. In realtà chi è che fa funzionare la nostra testa siamo noi. Quindi vale assolutamente la pena iniziare a comprendere come funziona il nostro cervello, non tanto comprenderlo in termini anatomici o biomeccanici o chissà che cosa, ma comprenderlo in termini proprio di funzionamento. E allora, una volta che noi abbiamo il libretto di istruzioni del nostro cervello, lo possiamo utilizzare a nostro vantaggio, perché tante persone invece utilizzano la mente come loro principale ostacolo e si creano degli ostacoli che nella vita non ci sono. E sono soltanto qua dentro, sono soltanto nella testa. Questo è un grande peccato, una cosa che mi dispiace sempre tanto. E per le persone che di solito si lamentano e dicono: ma facile dirlo, ma se io ho problemi e sono senza soldi, quelli rimangono. E non è che adesso pensando, cioè, come aiutare queste persone a spostare il focus? Perché appunto a loro sembra impossibile, cioè vedono sempre e si focalizzano solo sui problemi. Come spostare il focus? Noi abbiamo il nostro focus è determinato dalle domande che ci facciamo in merito a un problema, a una situazione, no, non un problema, a una situazione che si verifica. Quindi, se noi nei confronti di una situazione che si verifica, continuiamo a chiederci, magari ci capita qualcosa di brutto, vediamo quello che sta succedendo adesso, parliamo di cose concrete. Perché è successa questa cosa? Perché proprio adesso che magari il lavoro stava andando bene? Oh, come sono così sfortunato? Perché siamo una generazione così sfortunata? Noi continuiamo, oppure ancora peggio, farsi tutta una serie di domande che evidenziano tutto ciò che non posso fare con ciò che non ho.
Oh, guarda, come sono sfortunato, non posso andare a passeggiare all'aria aperta, come sono sfortunato che non posso correre, che rabbia che non posso andare a comprare il gelato fuori. Ho scoperto ieri che c'è un negozio che consegna il gelato, sono stata molto contenta a Riccione, io vivo a Riccione. che rabbia che non posso fare questo, non posso fare quest'altro. Quindi, finché utilizziamo le nostre domande, le domande che poniamo a noi stessi in questo senso, e continuiamo a notare tutto ciò che non possiamo fare con ciò che non abbiamo, siamo male, per forza, staremo male tutti. E noi diciamo sempre che questa è la perfetta ricetta della frustrazione. La perfetta ricetta della frustrazione, dell'infelicità è notare tutto ciò che non posso fare con tutto ciò che non ho. Invece, se noi ci facciamo domande diverse, tipo, come posso utilizzare al meglio questo periodo visto che tanto lo devo vivere? Cosa posso imparare di nuovo in questo periodo? Come posso prepararmi a quello che verrà dopo? Come posso organizzare ora le mie giornate in modo da fare tutte le cose che devo fare e essere e avere più tempo libero dopo? Cioè, se noi iniziamo a notare tutte queste, a farci queste domande e a notare tutte le cose che ancora possiamo fare con ciò che abbiamo, tipo, io ho la fortuna di essere almeno con mio marito, mia moglie e i miei figli in casa. Io ho la fortuna di poter avere un sacco di libri da leggere, ho comunque la fortuna di avere un terrazzo. Cioè, iniziamo a notare le cose belle che abbiamo, questo ci fa stare bene, orienta la nostra testa verso ciò che ci fa stare bene e i nostri sentimenti cambiano completamente. Esatto, bene, giusto, concordo pienamente con te. Volevo solo che lo dicessi tu, che sei del Volentieri. mestiere, perché io anche nel giro delle mie amicizie sento spesso anche dire, ripetere queste cose, tanta negatività, e il focus sempre invece di appunto cercare soluzioni si focalizzano sui problemi, invece di appunto Sì. spostare la direzione a cercare soluzioni. Sì. Allora, vediamo cosa c'è scritto Antonella. Ho fatto un paio di corsi molto interessanti di PNL. Sì, io penso che ogni persona, dai professori maestri, dovrebbero fare un corso di comunicazione PNL, proprio perché è fondamentale il modo in cui ci parli agli altri, ma soprattutto a te stesso, come Brava. si impara i vostri corsi, proprio l'uso delle parole, perché anche il semplice fatto di, magari questo lo puoi spiegare se, magari brevemente, anche il semplice fatto di dire sono, che ne so, ma è una gioia, sempre dai e dai, ripeti. Ma adesso magari uno dice per scherzo, ma tendiamo molto a parlarci, essere critici verso se stessi, usare termini che poi ci inculchiamo senza saperlo. Certo, infatti è proprio quello che dici tu, noi parliamo senza una reale consapevolezza, soprattutto parlando proprio di autocritica, di essere critici con noi stessi, un passaggio importante da fare è tante volte noi ci diciamo cose bruttissime, prima di tutto che non permetteremo mai a nessun altro di dirci, però noi ce le diciamo, vero o no? Sì, è Perché vero. se arriva un altro che mi dice... Ah, guarda, sei una stupida o sei non combini mai niente di buono, io a un'altra persona mi ribello e gli rispondo. Però tante volte lo dico io a me stessa, no, non io, dico in generale, io non lo dico più per fortuna. Tante persone lo dicono. E un passaggio interessante da fare è, a volte ci crogioliamo nei nostri errori, nei nostri fallimenti e quasi ci godiamo, tipo... Ah, guarda, se ci fosse un campionato della persona più sfigata, io sarei la prima. Oppure, se ci fosse un campionato della persona che ha più fallimenti o che ha più paura, io sarei la prima. Oppure quando lavoro come coach con qualche persona che mi dice: Ah, guarda, te lo dico subito, io sono un caso disperato, eh? Vero, è vero. Ti viene a dire è vero. Allora, attenzione, attenzione a. I pensieri, cioè le etichette che ci diamo, perché di fianco al verbo essere c'è la nostra identità, c'è proprio la nostra identità. Quindi se io continuo a ripetermi, io sono una persona che ha solo fallimenti, io sono una sfigata, io sono una stupida, Non so questo fare nulla, non costruisce la so nostra questo, esatto. identità. Bravissima. E quindi dopo, una volta che abbiamo costruito l'identità della stupida o della persona che ha solo fallimenti, io tenderò ad agire rispettando questa identità, perché il nostro cervello funziona così. Se invece noi magari commettiamo degli errori,
io posso dire non che sono una persona stupida, ma posso dire, io a volte commetto degli errori e faccio, verbo fare, non essere, faccio delle sciocchezze. Però, proprio perché io sono una persona intelligente, voglio smettere di fare queste sciocchezze. Questo è un passaggio fondamentale per la nostra identità, è veramente fondamentale. E dobbiamo imparare a prendere consapevolezza del modo in cui ci parliamo. Parliamoci come vorremmo che gli altri ci parlassero. E non permettiamo che, cioè magari blocchiamo gli altri dall'insultarci, ma lo facciamo noi per primi. Di fianco al verbo essere ci vanno solo delle cose belle. E se vogliamo migliorare un qualche comportamento, lì allora andiamo a lavorare sul comportamento, sul verbo fare. È molto importante questo passaggio. Sì, ottimo, infatti è molto importante questo. Allora, vediamo cosa c'è scritto. Ho visto qualche commento. Allora, Sì. quale pensiero posso allenare per smettere di fumare? Dice Valentina. Sì. Più che allenamento mentale, in questo caso Valentina, ci sono proprio delle tecniche di programmazione neurolinguistica che ti possono aiutare a cambiare proprio il modo, a slegare questa dipendenza con il fumo. Ok, è una tecnica che però in una diretta faccio fatica a spiegare. No, no, Magari infatti hai qua sono qualcuno che si tecniche che occupa. bisogna fare tutto un corso, non è che qua Roberto Esatto. dà la parola magica e uno smette di fumare, ma Però purtroppo. quello che ti posso dire è se hai un coach che conosci qualcuno, c'è una tecnica potentissima che si chiama Swish, è una tecnica molto forte di programmazione neurolinguistica con la quale abbiamo aiutato veramente tante, ma tante persone a smettere di fumare. È già positivo sapere che esiste una tecnica, adesso bisogna poi approfondirla. Questa è già un'informazione positiva. Allora, Antonella, cerca un coach di PNL, fatti fare questo swish, vedrai che avrai un bel risultato. ma riassunta, io ho avuto una paresi facciale, serve, non so cosa ti riferisci, se fare yoga facciale o Penso che si riferisca allo yoga casomai Maria Assunta faciale. mi scrivi in privato, perché dipende ovviamente da caso a caso. Io non sono un medico e quindi di solito alleno le persone che sono, diciamo, sane. Per le paresi bisogna un po' vedere il caso singolo. Poi abbiamo, buongiorno Roberta, non hai risposto alla domanda specifica fatta da Petra, per chi non ha soldi come si può fare? Ah, nel fatto che se uno è senza soldi e quindi si preoccupa, non è che pensando, cambiando focus, gli vengono i soldi. No, no, lì c'è da chiedersi il perché, cioè se una persona si trova a non avere soldi, il caso è talmente vario, Claudia, quindi non mi permetto di dare una soluzione valida per tutta, non ho queste pretese, dovremmo capire perché. Se il fatto di non avere soldi è frutto di una serie di scelte, magari fatta dalla persona o cattivi investimenti o che ne so, o una serie di scelte che dipendono dalla persona, allora magari in questo periodo si può fare un ragionamento per fare delle scelte migliori in futuro. Però in generale se una persona non ha soldi perché magari ha avuto, che ne so, una sventura, un fallimento, un qualcosa che non dipende da lui, lì comunque l'atteggiamento è intanto sei vivo, stai bene, lo puoi raccontare. Perché i soldi sono qualcosa che in qualche modo si può recuperare, la vita no, quindi comunque c'è qualcosa di buono nel fatto di non avere soldi e poterlo raccontare, se parliamo di atteggiamento. Qui avrei bisogno per risponderti in modo Certo. sensato di saperne di più, quindi riesco a dirti questo. Poi c'è Antonella che dice dovrebbero fare corsi di PNL alle maestre elementari dove i bambini certe volte vengono etichettati. Questo è Sì, vero. vero. Sei un imbecille, non sai niente, sei un Mamma. somaro. La Sai cosa ha detto? matematica non è per te e ci inculcano. Brava, ci programmano, come hai detto tu, ci programmano. A me hanno sempre detto che io non sapevo disegnare da piccola. Tu non sai disegnare, tanto tu non sai disegnare, ma non è vero, disegnavo in un modo diverso. Oppure mi dicevano che avevo dei deficit di attenzione, pensate. Perché io, per essere molto molto concentrata, quando una persona mi dice qualcosa di importante, io non guardo la persona, ma tendo a fare questo. Cioè io tendo ad ascoltarla, è una diversa modalità di apprendimento. Ci sono dei bambini che guardano, dei bambini che preferiscono ascoltare, quindi porgono l'orecchio, e dei bambini che devono fare esperienze proprio tattili per comprendere le cose. E io ero un gruppo di questi bambini che doveva ascoltare.
La mia maestra, che non sapeva questa cosa e che invece riteneva che per stare attenti dovevi guardare la maestra, ha detto che potevo avere dei deficit di attenzione. E poveretta, la maestra faceva, non è che fosse cattiva, lei faceva con gli strumenti che aveva. Certo. Ecco perché, come dice Antonella, sarebbe utilissimo che tutti i maestri facessero dei corsi di PNL. Sai cosa ha detto Bandler recentemente? Bandler è proprio l'inventore della programmazione neurolinguistica. Ha detto, mentre ero negli Stati Uniti, ha detto una cosa molto interessante, che spesso le limitazioni dell'apprendimento che vengono attribuite ai bambini sono in realtà delle limitazioni della modalità di insegnamento dei maestri. Cioè, non è che esistono dei bambini più dotati e meno dotati, esistono dei bambini con differenti modalità di apprendimento. Ma se ai maestri insegnano solo una modalità di insegnamento, sono i bambini che si devono adattare a questa. Certo. Nel momento, ed è questo il limite, nell'insegnamento. Nel momento invece in cui i bambini, scusa, i maestri vengono insegnate più modalità di insegnamento, poi loro riescono a essere più flessibili a coprire un insieme più ampio di bambini. E la limitazione non c'è più. È un passaggio interessantissimo, secondo me. Eh sì, molto. Infatti, visto che la scuola è così importante perché è lì i bambini appunto apprendono tutte le materie, la comunicazione, tutto, sicuramente è un concetto molto importante che i maestri siano capaci di comunicarlo in modo corretto e non appunto etichettare, come purtroppo, senza appunto dar niente contro i maestri, purtroppo loro sono stati educati in questo modo e non è certo colpa loro se loro fanno nel loro Certo. meglio come i genitori fanno nel loro meglio ad educare i figli. Quindi Certo. vediamo se c'è ancora qualche domanda. Antonella, molto interessante. Vediamo se c'è ancora qualcosa che mi è sfuggito. Ripeto, vi suggerisco oggi su questa pagina, volevo dare giusto qualche spunto di riflessione proprio per non parlare solo di yoga facciale, ma volevo portare anche argomenti interessanti che possono essere utili in questo momento. E poi vi lascio il link appunto di Roberta, così potete, se volete, approfondire diversi argomenti. Ecco, trovate poi cose più specifiche anche se la seguite. Volentieri. In questi giorni alcune persone dicono: guarda, è difficilissimo stare con dei bambini piccoli in casa perché è molto impegnativo. Io purtroppo non ho figli, quindi da una parte dico: ragazzi, lo comprendo perché io amo stare con i figli dei miei amici, delle mie amiche. Ho una carissima amica che ha tre bambine piccole tra 1 anno e mezzo e 5 anni e mezzo. E io ci sto un pomeriggio, ci sto 3 ore e poi sono sfinita perché sono tanto impegnativi. Quindi immagino insomma, l'impegno che i bambini possano comportare in questi giorni e stare tutto il giorno. D'altra parte, io dico anche: caspita, io non ho mai avuto figli e avrei voluto tanto averli. Quindi io dico: guardate, guardate l'altro punto di vista, ci sono persone che avrebbero voluto avere figli e non hanno figli, per cui è una fortuna comunque enorme poter impazzire con questi piccoli mostri che vi girano in casa. Esatto, infatti bisogna sempre non solo vedere i problemi, ma guardare anche, mettersi anche nei panni degli Eh altri che magari vorrebbero trovarsi in quella situazione. sì. Eh sì, Ok, qua non vedo altre domande, quindi possiamo anche pian pianino andare verso la fine di questa conversazione. Non so se hai ancora tu qualche chicca da darci per affrontare meglio i prossimi giorni, giusto come iniziare a allenare, diciamo, questa mente. volentieri, guarda, una cosa che ho notato è, l'ho accennato un po' prima, che questo periodo ci sta richiedendo molta flessibilità. E proprio perché la flessibilità è la cosa un pochino più scomoda per il nostro cervello, io consiglio sempre di allenarsi a rendere il nostro cervello un pochino più flessibile. Si può fare anche in casa, tranquillamente, proprio in esercizio. Ecco, dici. E si può fare facendo delle cose non abituali, ma partendo dalle piccole cose, tipo fateci caso, se vi vestite, fate sempre la stessa sequenza di azioni. Se mettete dei pantaloni, mettete sempre tipo la gamba destra, poi la sinistra, o viceversa.
oppure non so, a Tirare il colazione maglione il o... maglione in quel modo, oppure a colazione prima faccio il caffè, poi spalmo la marmellata, poi taglio la banana, che ne so. Invertite queste azioni. Quindi, se io sono abituata a vestirmi mettendo la gamba destra, parto con la sinistra. Se magari, oppure se ho la possibilità di ordinare la pizza, di solito ordino sempre la margherita, stavolta la ordino coi funghi, che ne so. Iniziamo ad allenare il nostro cervello al cambiamento, perché il nostro cervello non fa differenza fra piccoli cambiamenti e grandi cambiamenti. Per la nostra mente la struttura del cambiamento è cambiamento. Quindi io comunque più mi alleno alla flessibilità, a cambiare le piccole cose, l'ordine, la sequenza con cui preparo la colazione, con cui apparecchio la tavola. Stravolgiamo questo ordine. All'inizio sembrerà stranissimo. Mettere prima la gamba sinistra dei pantaloni, poi la destra, mi ha fatto sentire proprio strana all'inizio. Però questo ci allenerà alla flessibilità, per cui una volta che ci alleniamo alla flessibilità comportamentale, quando poi ci succedono situazioni come questa, che richiedono per forza flessibilità di comportamenti, noi siamo pronti. Il nostro cervello è più flessibile. Quindi questo allenamento al cambiamento suggerisco di farlo almeno 5 cambiamenti al giorno, 5, 5 piccole azioni diverse. E dopo quanto tempo, diciamo, diventa un po' più abitudine e non storgiamo il naso, cioè non storgiamo il Naso. naso quando infiliamo la gamba con l'altra gamba nei jeans? Guarda, ci sono alcuni studi che dimostrano che il nostro cervello si abitua, cioè alcuni studi dicono dopo 2 settimane, altri studi fanno riferimento a 21 giorni, che sono 3 settimane. In realtà poi si è scoperto che queste 3 settimane facevano riferimento era uno studio fatto da un chirurgo plastico, che aveva fatto riferimento a quanto tempo impiegavano le persone a abituarsi a quando rifacevano il naso, ad abituarsi a riconoscere la loro faccia con il nuovo naso, tecnicamente, e ci impiegavano 3 settimane. Nella mia esperienza, già dopo una settimana il cervello inizia a ragionare in modo diverso. Dopo 2 settimane questo diventa molto molto più naturale. Se volete farlo dopo 3 settimane, diventa proprio è la super flessibilità. Quindi io consiglio fra le 2 e le 3 settimane, minimo una settimana. Ottimo, bellissimo suggerimento. Visto che abbiamo un po' più tempo a casa, ci divertiremo a provare a invertire un po' le cose legate Bello, alle sì. braccia. Sarà anche divertente. Sì, volentieri. Bene, vediamo se c'è ancora qua qualche commento. Allora, per chi si è collegato alla fine, ripeto, rimane pubblicata la diretta, quindi potete andare a rivedervela, riguardarvela senza nessun problema. E ho utilizzato questa tecnica per smettere di mettere lo zucchero nel caffè. Bravissima, anch'io, bravissima, anch'io. E cioè, inizi a non metterlo e poi ti abitui a non metterlo, Ci come? sono due filoni, sì, quelli che lo calano prima dai 2 cucchiaini o un cucchiaino mezzo, sempre meno, oppure un altro filone un pochino più drastico, parti subito togliendolo, il primo è imbevibile, il secondo è bevibile, il terzo fa schifo, il quarto inizi un po' ad abituarti. Io tecnicamente mi sono abituata dopo 6 giorni. Dopo 6 giorni, proprio, anzi, adesso, se già in questo periodo poi non sto bevendo più caffè, un po' per abbassare i livelli di cortisolo che tende un pochino a aumentare il livello dello stress. Però quando bevo caffè o bevo caffè decaffeinato, io se lo bevo con lo zucchero proprio mi fa ribrezzo, non lo posso più sopportare. E prima dicevo, io non berrò mai il caffè senza zucchero. Vedi come cambiano Cambiano le cose, infatti, dalle intenzioni. sono tutte cose che si possono imparare, non è che uno nasce forte o nasce con un certo atteggiamento. Anche questo è molto importante dirlo, perché tanti dicono: ah, ma tu sei così, invece no, bisogna allenare tutti questi atteggiamenti, sicuramente. Assolutamente, assolutamente. Bene, io direi che possiamo terminare qua questa diretta e quindi chi D'accordo. vuole approfondire sa dove trovarti, metterò il link. Volentieri. Io ti ringrazio tantissimo per questo tuo contributo sulla mia pagina e grazie ancora e spero di rivederci presto al tuo corso, ai vostri corsi di Molto fare. volentieri. Grazie a te, grazie a tutti voi, è stato un piacere essere qua. Roberta, un abbraccio e grazie ancora. Buona Ciao, serata. grazie Ciao ciao. mille, ciao ciao.
Allora, grazie per aver seguito questa diretta, per essere stati qui anche oggi, questo pomeriggio. E voglio ricordarvi, prima di chiudere questa diretta, che chi è interessato al corso online Visoinforma, la promozione è valida ancora stasera, fino a stasera, e al prezzo promozionale, e dove il 15% va anche devoluto alla Croce Rossa Italiana. Quindi se ti interessa apprendere il corso di yoga facciale, trovi il link oppure mi scrivi e ti do il link per l'acquisto. Domani invece ci aspetta, alle 5:30 vi aspetta lo yoga facciale, quindi impareremo un nuovo esercizio e non vi dico ancora per quale area del viso perché devo andare a vedere, i vostri commenti e vedere quale area del viso ha, riscontrato più interesse. Quindi domani pomeriggio alle 5:30 c'è lo yoga facciale e vediamo per quale zona, se per il collo, se per, la palpebra inferiore, se per la fronte e così via. E vi anticipo anche che domenica avremo un altro ospite molto interessante, quindi continua a seguire la pagina e ci vediamo domani. Ciao a tutti e buona serata. Un bacione. Ciao.